Allora, oggi abbiamo iniziato un nuovo percorso che ci dovrebbe portare alla seconda edizione di Wordless, del festival di cinema che abbiamo tenuto qui ad Acquaviva la scorsa estate, la prima edizione. E Wordless è un festival particolare perché prende le mosse da quel grumo di tradizione che c'è ad Acquaviva, che è Lidio Infranto, cioè un film pensato e realizzato fondamentalmente qui ad Acquaviva, che ha avuto la caratteristica di essere il primo film girato in Puglia e l'ultimo film probabilmente muto di tutta la storia del cinema. Quindi Wordless è un festival che come dire, è aperto a tutte quelle produzioni in cui c'è una pura espressione dell'immagine senza bisogno di parole, di dialoghi. Ecco. Ed è stato un ottimo successo quest'estate con 65 partecipazioni. E oggi abbiamo appunto ricominciato questo cammino offrendo a delle scolaresche l'opportunità di avere degli stimoli per poter partecipare anche singolarmente al prossimo Wordless. E abbiamo iniziato facendo vedere loro il proprio Lidio Infranto, che è una pellicola ancora straordinaria a mio giudizio, proprio perché è molto obliquo come trama, inaspettato, e poi perché ha una storia anche sua da questo punto di vista. E adesso, come dire, da qui iniziamo appunto un percorso che ci porterà sicuramente a una nuova versione di Wordless più aperta, più ampia, e che probabilmente vedrà come dire, aumentare la partecipazione nella realizzazione non solo del pubblico ma anche del privato. In particolare oggi abbiamo avuto il sostegno della ditta Genera di Giuseppe Giorgio, che in qualche modo comincia a, come dire, a dare un segno di quello che si può fare tra pubblico e privato.